Ciao ragazze, sono tornata, sono finalmente tornata a Foggia e inizio già a fare danni. Sono tornata, sarà la quinta volta che lo dico. Comunque sono in procinto di uscire, ma non sono truccata. Ho, come al solito ogni anno, prendo il sole. Con la faccia corrugata e quindi ogni volta mi si vedono qui. E infatti la sera quando devo uscire cerco di mettere un po' di correttore, un po' di cipria, di terra qui per eliminare queste due specie di cicatrici, comunque questi segni bianchi. Sono tornata dalle vacanze estive, sono stata 2 settimane, qualche giorno fuori. Dopo un bel po' di anni che non mi facevo una vacanza, mi sono, per modo di dire, rilassata, anzi, non mi sono per niente rilassata, però mi sono divertita. Adesso si torna alla vita quotidiana con un caldo afoso, perché ovviamente io sono tornata a Foggia, è scoppiato praticamente il caldo ed è scoppiata l'estate. E niente, riprenderò presto a fare video. Spero dopo di registrare un tutorial. E che dirvi? Io spero che abbiate trascorso oppure che stiate trascorrendo, oppure che trascorrerete, perché so che molte di voi andranno in vacanza a settembre. E spero appunto abbiate trascorso delle buone vacanze. Io ho da recuperare un sacco di commenti, mail, quindi se non vi ho ancora risposto, perdonatemi, appena ho un po' più di tempo perché sono tornata a Foggia, ma il computer lo accendo, ce l'ho magari acceso, ma ci sto davvero poco al PC, ci sto magari un minuto sì e 20 no e poi riprendo, faccio sopra e sotto dalla mia camera perché sto sistemando un po' casa, spostando mobili a destra e a manca, buttando cianfrusaglie varie, quindi sono un po' incasinata. Adesso riprenderò seriamente con lo studio e quindi spero appena posso di fare un video almeno un giorno sì, un giorno no, per recuperare un po' tutte le cose che vorrei dirvi e fare. Il video dei preferiti e bocciati del mese di agosto, del mese di agosto. Non ho idea se lo farò, nel senso che così come per quello di luglio non mi sono truccata, nel senso ho usato davvero poco e praticamente gli stessi prodotti che vi ho fatto vedere nel mese scorso, nel video di Etamo del mese di luglio, sono poi gli stessi, bene o male, che ho usato quando sono stata in vacanza e che ho usato ad agosto. Quindi non so ancora se lo farò, mi sentirò un po' con Serena e vedremo un po' cosa fare. Per il resto, non so che altro dirvi, mi sono finalmente abbronzata, nel senso che mi sento abbronzata e sono felice che la pelle, col fatto che io non mi trucco, sta respirando e si sta rigenerando. Se non fosse per tutte le bollicine che ho qui dovute al sudore, allo stare sotto al sole. Quindi sto cercando di riprendere a fare maschere e scrub e quant'altro per purificare la pelle. Cos'altro dirvi? Fatemi sapere un po' come vi siete truccate oppure non truccate quest'estate, dove siete andate, che cosa avete fatto. E niente, spero di vedervi presto, nel senso spero di fare un video presto. Sono raffreddata, come starete sentendo, perché ovviamente non potevo non prendermi il raffreddore anche d'estate. E con questo sbalzo di temperatura, praticamente dal freddo all'estate vera e propria, mi sono beccata questo raffreddore con annessa tosse. Quindi, con la mia voce da trans, vi saluto. Ci vediamo al prossimo video. Mando un bacio grosso a tutte quante, tutte le ragazze che mi hanno scritto su Facebook. Vi ricordo che ho la pagina Facebook, non ho proprio la pagina, ho un account. Quindi basta cercare Sierra Mike Channel
ed esce la mia faccia. E quindi aggiungetemi, ho modo così di parlare molto di più con voi rispetto che a quando mi scrivete su YouTube. E cos'altro vi volevo dire? Veloce, non voglio fare un video di 25 minuti. Non ho ricordi, non so cos'altro vi volessi dire, quindi vi saluto. E un bacio. Ah, ecco, e volevo ringraziare tutte le nuove ragazze che si sono iscritte al canale. E basta. Un bacio a tutte e al prossimo video. Ciao!